Abbiamo portato quello che volevamo, tra virgolette, donare e ridonare alla città, che era la bellezza di un ponte, non più come oggetto di transito, ma come un posto, un luogo da vivere, da rivivere, da scoprire. E successivamente questa serata lo è stato. Un ponte di solidarietà, questo per una sera simbolicamente ha rappresentato Ponte Buriano, sfondo dell'evento benefico dello scorso 28 giugno. Nasce grazie all'amicizia del Lions con le istituzioni, soprattutto con la provincia di Arezzo, dunque sulla volontà di istituzionalizzare per la prima volta Ponte Buriano, non solo come passaggio, come strada di comunicazione, ma anche proprio come luogo della cultura. Questa volta abbiamo affiancato all'essenza, dunque alla sacralità del ponte, anche un elemento benefico, dunque queste risorse, questi soldi che sono il ricavato di Ella Cena, naturalmente andrà a essere utilizzato per un qualcosa, diciamo, per il disagio, soprattutto per i bambini che sono affetti da gravi malattie, come nel caso del tumore. I fondi raccolti saranno destinati all'associazione Chiesa Marta, il primo hospice pediatrico della Toscana, per il completamento dei lavori di ristrutturazione. È una scommessa che sarà realizzata, anzi è in fase di realizzazione, è una fondazione che è vicino al Meyer e che è finalizzata a avere 6-7 camere che devono contenere dei bambini temporaneamente con le famiglie, bambini che purtroppo sono vicini all'esito e che hanno delle necessità, devono essere ricoverate, e questi bambini possono praticamente vivere in una casa vera che possono personalizzare come casa loro, con un giardino, con le tecnologie, con tutto, ma che deve ridurre il disagio, però sempre avendo dietro il Meyer. Quindi è stata una scommessa importante, abbiamo fatto attrezzature, abbiamo delle attrezzature, l'ascensore, pensavamo di portare 165, abbiamo portato 312, quindi devo dire che i Lions toscani, i 3.000 Lions toscani sono stati forti. E io finisco qui il mio mandato, ora altri partiranno e ci sono altri servizi, ma questo credo sia importante, ma la cosa importante è che si sia conclusa in provincia di Arezzo, ma più che altro a Ponte Buriano, con una simbologia incredibile.